Paolo, se tu non ti senti bravo non significa che non sei bravo. È un po' la sindrome dell'impostore, questa. Perché Sì. Giusto. non ti senti bravo? Cioè, che cosa è che pensi che non va, che non Prima ti della piace? live ho pensato, e mo che cazzo faccio? Vabbè, ma è normale, non è che puoi parlare 4 ore ogni martedì all'infinito senza mai preparare un cazzo. La gente quando fa just chatting si scrive delle cose. Come abbiamo fatto io e te, Paolo? È il momento di... Di Niente. usare questi argomenti. Non è possibile. Dai, adesso qua. Vediamo. Fai Oggi entrare il è stata una ragazzo. bella giornata. Sono Sì. contento di chi sono diventato, ma si può sempre dare di meglio. Voglio leggere più e Anch'io. allenarmi meglio. Fondamentale iniziare a lavorare correttamente. Poniamoci come obiettivo arrivare a 3.000 spettatori di media. King, puoi farcela. Ma che vuol dire arrivare a 3.000 spettatori di media, Paolo? Che cosa so i numeri? Perché Ma ti poi focalizzi sui d'estate, numeri? scusami, che cazzo di obiettivo è? D'estate quando tutti se ne vanno. Ma cosa vuol dire? Perché? Distruttivo. Perché ti fissi con i numeri, Paolo? Il tuo Bellissimo allenarsi benessere. con i ragazzi, vorrei tanto uscire di più. Paolo. Fallo. C'è una Io sono cosa che non confuso. potevo leggere. Oi. Mica Cosa? leggiamo da No, qua, ma eh. non hai detto niente. Poi non si capisce niente della tua scrittura, Paolo. Avresti dovuto fare il medico. Paolo, lo sono fai le sottofondo. 5, sono stanco e domani mi sveglio presto. Ci sono tante cose che ancora non capisco di me. Vorrei far entrare nella mia abitudine l'organizzazione. Anche io me lo dico sempre. Ma l'organizzazione non è un'abitudine. In realtà sì, È l'abitudine un insieme di ad abitudini. organizzarsi, vabbè. È un insieme di abitudini. Se vuoi cambiare il mondo, inizi da te stesso. Dobbiamo ritornare ad orari umani. Quindi il giorno dopo l'ho fatto schifo di nuovo. Così non va per niente bene. Ben ragione di stasera. Mi devo lavare. Severo qua, Va presa come abitudine organizzarsi. Ah, pensavo lavarsi, a quel punto era un po' preoccupante. Paolo, ma stai bene oggi? Ti vedo che non sei positivo come quando sei in Clash House. Ti vedo Già dal 10% fatto, felice. mamma mia, già dal fatto che mi hai scritto prima di venire in live vuol dire che non stavi top. Ieri mi hai detto Ragazzi. che non potevamo fare Luca e Paolo. Spiegami qual è il problema, apriti. Sei ansioso, c'è ansia di prestazione. L'ultima volta ho detto ok, può capitare che sta un po' così, ma anche stavolta, Paolo, spiegami che succede. Oh, Ma no. Anche stavolta secondo me ha colpito proprio nel cuore. Paolo, secondo me posso dire, ti stai mettendo troppe pressioni, soprattutto in un periodo di cambiamento. Ti stai mettendo sì. troppe, troppe pressioni. Devi stare più tranquillo. Devi organizzare il just chatting con delle cosine, No, basta cazzeggio. seguirle, ba basta seguirle, Paolo. A quanto pare l'organizzazione c'è, ma non si segue. No, apriti, di un po' cosa succede. Dici tutto, siamo i tuoi medici. È successo un casino. Non ho voluto Tipo? parlare in live perché è una roba grave, No, allora non parlarne se non ne vuoi grave, grave. No, parlare. ma forse mi fa bene parlarne. Sabato sera ho bevuto. Ho guidato. E ho distrutto la mia macchina dei miei genitori. E un mio amico si è fatto anche molto male perché aveva la cintura dietro. C'è dell'altro anche. No, però il mio amico si è fatto tanto male. È in ospedale il tuo amico ora? Ma Sì, però è stabile. sei serio? Ma lo dimettono quando? Non si sa. Ma stabile cosa vuol dire? Perché se non si Che sa... Vabbè, non è in pericolo di vita. dai, la salute prima di tutto, l'importante è che voi stiate bene, no?
Io non dirò niente finché non capisco. Brutto pezzo di merda. Vai in culo. Sei un pezzo. Paolo, no, allora, fidati Paolo, non puoi fare queste cose con me perché io ho un problema. Se qualcuno mi racconta qualcosa di serio mi viene da ridere. Aspetta, devo bere un secondo. È il karma, brutto pezzo di merda. Devi annegare dentro la bottiglietta. Chris Fitz dov'è? Se n'è andata. L'hai uccisa. Ma non era abituata forse a un troll così devastante, Paolo. Paolo, questi sono gli occhi di una persona che è estremamente delusa da te. Mi rimetti di là, Paolo? Ma semplicemente, Cristina, mi piace l'idea che quando qualcuno mi dice che sono triste, io dia motivazioni per restare male. In realtà le motivazioni non ce l'ho neanche io. A volte si sta un po' più stressati. Io mi sento molto bene, però sinceramente prima di questo Luca e Paolo in France ho avuto paura, per la prima volta, o forse per la seconda, di non essere in grado di aggiungere qualcosa di positivo. Ma di non essere, hai avuto ansia da prestazione. Hai avuto paura di non essere all'altezza, quando in realtà basta essere te stesso. Basta, tutto qui. Ma sto molto bene. È un periodo di stress basso, a dire il vero. Lunedì ho lavorato, martedì anche, una giornata bella pesante. L'abbiamo notato. Avete ragione. Ma qui al sud lo stress mi scende, non mi sale. Domani torno a Treviso. Forse c'è un po' di ansia per tornare a Treviso, ma sto una bomba, ragazze e ragazzi. Parliamo di quello che volete voi. Io in realtà... Parliamo prima del fatto che tu hai tutte cose illegali che non vanno fatte prima e non hai seguito nulla di quello che io ti ho detto, insomma, negli anni. Quindi, ragazzi, se bevete, non mettetevi alla guida perché rischiate la vostra vita, quella di chi avete con voi in macchina e quella degli altri utenti della strada inconsapevoli della vostra fattanza. No, in realtà non ho bevuto la sera che ho guidato. Meno male. Ne ho rotto la macchina. Ne ho messo in fin di vita un mio amico. Hai guidato e basta una sera dopo una festa? Sì. Ok. No, una festa. Un sabato sera. Ma più che altro io non ho mai fatto incidenti, Mai. Però non guido tantissimo, quindi non so. Non tirartela da solo però, Paolo, scusa. No, ma io penso che sia impossibile per me sbattere la macchina, perché guido molto bene, tendo ad andare molto veloce, però non ho mai fatto incidenti, non penso che possa fare. Beh, però calcola che il problema può essere più degli altri che tu, nella maggior parte dei casi. No, cioè, sono gli altri io, che sono coglioni. Se qualcuno mi viene contro, io lo schivo. Confermo. Penso oggi che... tutto. Pensa, Paolo, che una settimana fa, qua vicino casa mia, sull'autostrada, un simpaticone l'ha presa al contrario e si è fatto tipo qualche chilometro in autostrada al contrario finché poi contro mano sì finché ti avevano fatto tipo un incidente con 30 macchine. Quindi Paolo, in quel caso tu puoi farci poco niente. No, per me è molto colpa di chi stava andando all'altra corsia che non ha capito che sì qualcuno... Ma lo fai uguale all'incidente, Paolo. No, se sei bravo lo schivi, fai così o fai così e lo schivi, oppure Paolo freni. Da chissà che gioca troppo a GTA. Secondo me si è drogato oggi. Puoi anche fare, tiri il freno a mano, ti metti con il culo e vai nella direzione di quello che sta andando in contromano e... Cioè, dice 10.000 volte più le cazzate di sempre. Oppure chiudi gli occhi, no? E non smette, tipo un treno di cazzate. Paolo, ti droghi oggi da quando sei sceso? Dai Paolo, facciamo entrare il ragazzo. Facciamo entrare il ragazzo. Fammi vedere gli occhi. Facciamo entrare?